Oggi vorrei parlarvi di Laci, libro scritto da Domenico Starnone ed edito da Einaudi. Il libro è di qualche anno fa e da questo libro è stato tratto anche un film che ha riscosso un notevole successo. La trama ha come protagonisti Wanda e Aldo. Sono una coppia di sposi che decide di convolare a nozze per affermare quello che è il proprio desiderio di indipendenza. Il matrimonio procede per diverso tempo con tranquillità fino a quando qualcosa si spezza. Aldo si allontana da casa perché si è innamorato di Lidia e quindi abbandona il tetto coniugale e si trasferisce a Roma, con Lidia. Banda soffre molto di questo allontanamento e di questa separazione, cerca in tutti i modi di recuperare terreno, ma non è facile perché dall'altra parte c'è una donna molto diversa da lei, una donna che ha sacrificato, se così si può dire, la famiglia, ha la carriera e quindi agli occhi di Aldo e soprattutto anche in un periodo storico in cui queste trasformazioni hanno preso una loro consistenza, agli occhi di Aldo, appunto, Lidia è una donna molto interessante rispetto alla moglie che è dedita solo alla casa e ai figli. Ciò che è bello in questa narrazione, indipendentemente da quello che poi sarà l'esito, il finale, è proprio il corso della storia, la narrazione che ciascun protagonista fa della medesima situazione vissuta. Infatti il libro si è diviso in tre macro capitoli, all'interno dei quali ci sono dei sottocapitoli che sono gestiti, per così dire, o meglio, rappresentano l'espressione e il pensiero di Banda, di Aldo e infine anche dei due figli nati da questo matrimonio quando ormai sono grandi, Sandro ed Anna. E ci si rende conto alla lunga che è possibile avere versioni differenti della stessa storia, soprattutto che è molto difficile recidere quelli che sono i lacci sentimentali, perché indubbiamente in un senso, sia quando si recidono che quando si decide di riannodare quei lacci, indubbiamente si rinuncia a qualcosa e quindi ci si rende conto in entrambi i casi di quali sono le cose a cui i protagonisti hanno effettivamente rinunciato o non hanno avuto il coraggio di rinunciare. Per queste motivazioni e per la gradevolezza dello stile e della scrittura di Starnone, consiglio la lettura di Lacci, edito da Einaudi. Alla prossima!